Ciao a tutti, sono Mauro e oggi parliamo di lui, Yonex Thermobag da 12 racchette. Parto subito col dire che questo borsone mi è piaciuto molto, ma ha dei pro e dei contro. Scopriamo insieme quali sono. Partiamo dai pro. Nei pro abbiamo sicuramente qualità costruttiva e design. Questo bag Yonex è veramente massiccio. I materiali sono spessi, le cerniere solide e le cuciture rinforzate. Ad esempio non ho mai visto spalline così imbottite. Per quanto riguarda la forma e il colore mi piacciono molto. Da un lato abbiamo una finitura lucida, mentre dall'altro lato una finitura opaca. Da questo lato troviamo una maniglia e più in basso una tasca che in teoria serve per le scarpe, ma che preferisco utilizzare per gli indumenti sporchi. Passiamo adesso a come è distribuito lo spazio interno e con l'occasione vi mostro come organizzo solitamente il mio bag. E inoltre vi parlo delle uniche due cose che mi hanno fatto storgere leggermente il naso. Esternamente troviamo un tascone per gli effetti personali, molto capiente ma che nasconde il primo difetto di questo bag, ovvero l'assenza di tasche e zip interne. Internamente infatti troviamo soltanto una tasca reticolata non richiudibile. Questo un po' mi dispiace perché sono sempre stato abituato ad avere tasche richiudibili dentro le quali inserisco lo smartphone, le chiavi o qualche moneta. Con questo bag bisogna adattarsi. Io l'ho fatto grazie a questa pochette dentro la quale inserisco tutti gli oggetti che non si possono perdere all'interno del borsone. In realtà la soluzione era banale, bastava inserire un'altra tasca come questa richiudibile o come fanno tanti altri brand, una tasca opposta adibita a questo scopo. Per il resto, come dicevo, il tascone è molto capiente perché ha le stesse dimensioni del bag. Al centro troviamo lo spazio adibito agli abiti, accessibile grazie a questa tasca che si apre al libro, dentro la quale riesco a inserire tranquillamente un cambio, un giubbotto invernale e anche un keyway. Passiamo adesso allo spazio adibito alle racchette. E qui siamo davanti al secondo problema di questo bag. E non si tratta dello spazio, perché lo spazio c'è ed è abbondante, adesso lo vediamo. Ma il fatto che sia inserita in questo bag soltanto una tasca termica. È sinceramente una scelta che non capisco, soprattutto in questo bag che ha un prezzo listino discretamente alto, perché siamo vicino ai 150 euro. Non capisco perché si è scelto di inserire soltanto una tasca termica. Inoltre per me è ancora più fastidioso perché la tasca è inserita a sinistra e io ho sempre inserito le mie racchette a destra, così che durante i cambi campo alla mia sinistra avevo una tasca dentro la quale poter inserire l'acqua e gli integratori e la tovaglia. In questo modo non è più possibile. Inoltre, avere due tasche termiche consente di poter sfruttare sì una tasca per le racchette, ma l'altra per poter mantenere l'acqua e gli integratori appunto a temperatura, cosa che adesso non sarà più possibile purtroppo. Per il resto, come vi dicevo, lo spazio per le racchette c'è ed è abbondante. Infatti, nella tasca sinistra riesco a inserire tranquillamente le mie tre Yonex e Zone 100 con relativa sacca. Ecco qui la terza. Dall'altro lato, invece, inserisco un asciugamani, una borraccia, un tubo di palle. Queste qui nello specifico sono le Tennis Point Premium che sto testando in questi giorni e di cui vi parlerò in un prossimo video. Questo zainetto dentro il quale inserisco garze, cerotti, roba così. La mia racchetta da padel. La mia racchetta da touch tennis. E la mia nuova matassa di corde. Infatti, come avete notato, sono passato da Babola a Yonex, nello specifico da Pure Drive a Zone. E in questo cambiamento ho cambiato anche le corde. Infatti, non gioco più con le MSV 1.30, le MSV Epta Twist 1.30, ma bensì sempre MSV perché è una marca che ritengo molto valida, ma l'MSV Focus X. Quindi, oltre a portarvi la recensione ovviamente di questo bag delle Zone, vi porterò anche la recensione delle mie nuove corde, ovvero le MSV Focus X, che già vi anticipo si sposano alla grande con le Yonex Zone. Bene, spero di aver detto tutto su questo bello e dannato Yonex Thermobag da 12 racchette. Ringrazio Marco di Tennis Point Italia per avermelo spedito. Da qualche giorno collaboro con loro, il che significa la possibilità per me di recensire e testare sempre nuovi prodotti e per voi quindi la possibilità di guardare sempre nuovi video e di usufruire, nel corso del tempo se ce ne sarà la possibilità, di qualche codice sconto. Proverò ad averne uno già per questo prodotto. Comunque sia, seguite le nuove recensioni per rimanere aggiornati su questo fronte. Ok, siamo giunti alla conclusione del video. Spero che questo prodotto vi abbia interessato. Magari quelli che ho definito, fra virgolette, difetti per voi sono soltanto dei problemi irrisori e quindi eventualmente meglio così. Io come ogni volta ovviamente vi invito ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanella, a lasciare un like per sostenere il canale e se questo video vi è piaciuto. Che dire, noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su Rackets TV.